Nome: Maurizio. Paolo. Sandro. Cognome: Brucchi. Albi. Santa Croce. Soprannome: Gnecchi. Nessuno. Sandro. Età: 47. 50. 55. Professione: Chirurgo. Commerciante. Agronomo. Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia. Laurea. Laurea in Scienze Agrarie. Sposato: Sì. Sì. Sì, ma attualmente separato. Figli: 2, Nicoletta e Filippo. 1. 2. Un pregio di Maurizio Brucchi: e spontaneità. Pregio di Maurizio Brucchi: la simpatia. E la sua capigliatura. Un difetto di Maurizio Brucchi: ride poco. L'antipatia. La sua capigliatura. Un pregio di Paolo Albi: è dura. Il genio. La sua altezza. Un difetto di Paolo Albi: non è coerente. Il rigore. Il suo modo di vestire. Un pregio di Sandro Santacroce: pane pane e vino al vino. La coerenza. Non lo so. Un difetto di Sandro Santacroce: è troppo a sinistra. Nessuno. Ditelo voi. Il miglior sindaco che a Teramo ha mai avuto: Gianni Chiodi. Gennaro Valeri. Gambacorte. Il peggior sindaco che Teramo ha mai avuto: non rispondo. Non me lo ricordo. Non lo dico. Citare almeno 3 manifestazioni artistico-culturali che vorresti avere o ripetere a Teramo: La Notte Bianca, Oddio. Essere o avere? Essere. 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 Musica classica o moderna? Moderna. Classica. Tutte e due. Musica italiana o straniera? Italiana. Italiana. Tutte e due. Artista preferito? Zucchero. Battiato. De André. Il primo iPod comprato? Zucchero. Mia figlia l'ha comprato. L'ultimo CD comprato? L'ultimo CD comprato... Nessuno. De André. Il primo concerto al quale hai assistito? Primo concerto? Non me lo ricordo. Non lo ricordo. Black Sabbath. Molti, molti anni. L'ultimo concerto al quale hai assistito? Vasco Rossi. Non lo ricordo. È un concerto jazz, Umbria Jazz. Il concerto al quale vorresti assistere? Zucchero. Non lo so. Vasco. Suoni uno strumento? No. Tanti. Una volta sì. Quale strumento avresti voluto suonare? Il pianoforte. Pianoforte. Suonavo le percussioni e mi piacciono ancora le percussioni. Un compositore classico? Bach. Vivaldi. Beethoven. Un chitarrista rock? Domanda difficile. Andiamo avanti. Un cantante jazz? Non lo so. Miles Davis. Che più, vabbè. Il musicista teramano più famoso? Che domande difficili, ragazzi. Nino Dale. Ivan Graziani. Una canzone che ti rappresenta? Celeste, così celeste. La canzone mi rappresenta libertà. Oddio. Concerto in piazza o in teatro? In piazza. In teatro. In piazza. Rolling Stone o Beatles? Rolling Stone. Beatles. Rolling Stone. Prova ad intonare Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo. Non posso, perdo le lezioni. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Continua allora la strofa di questa canzone. Firenze lo sa, non è servita a cambiarla. La cosa che amavo mi ritorni in mente? Mi ritorni in mente, bella come sei. Bella come sei. Penso che un sogno così non verrà mai più. Relax.